sono molto commosso e invito Ettore Scola che ci ha dato questo regalo veramente meraviglioso. Grazie. Ma dovevo portare dei cioccolatini a Giovanna Volontè, poi dico dei fiori, no? Forse vi porto un corto. Forse tra le cose che mi piace di più, tra le cose che ho fatto, perché forse un po' per la sua qualità di segretezza, di tenerlo nascosto per forza, quindi questo mi piace. Perché come avete visto ci sono delle citazioni di film famosi italiani e invece non si può, se non si pagano i diritti, non circolo, non è stato visto, ha visto soltanto pochissime persone, tra cui Felice Laudadio che l'ha proiettato al suo festival di Bari e adesso Giovanna. Sono contento perché mi sembra un bel pubblico e comunque qui è bella la vita, eh? State qui in un posto meraviglioso, vedete begli spettacoli, bella gente, begli attori che si avvicendano, bei ragazzi che studiano e poi soprattutto la natura, proprio benedetta da Dio, anche se Dio non c'entra niente, in Grecia, nelle isole greche, nelle isole della Sardegna, sì, Dio c'entra poco. C'entrano se vai di più gli dèi, sì, quelli sì, perché è una natura strana, sembrano delle pietrificazioni di miti, delle personalizzazioni di dèi. Il povero Zeus, per esempio, non riusciva a battere un chiodo con le donne. E se doveva inventare tutte, ogni volta doveva inventarsi una cosa e quindi si travestiva, si camuffava da cigno, da toro, da albero, da ninfea, tutto, le ha provate tutte, da risacca che è per accarezzare delle donne. Ma forse Zeus ci voleva anche dire un'altra cosa, sì, che lui lo faceva per amore, per accoppiarsi con le belle donne che Giunone gli teneva lontane, però ci voleva anche dire che l'uomo per essere felice, per amare, per essere realizzato, deve uscire da se stesso, deve diventare un'altra cosa, un altro da sé, deve inventarsi ogni volta un qualcosa. E quindi Zeus forse ha inventato l'attore. Ecco perché oggi guardando queste rocce ho pensato all'attore, che proprio questo fa, esce da sé, si inventa ogni volta una nuova individualità, una nuova essenza. E per essere non solo ancora di più se stesso, proprio diventando qualcosa di diverso, ma anche per diventare ognuno di voi, per diventare chi lo guarda. Ecco, questo è, credo, il senso di un attore che ama il suo lavoro, cercare di interpretare ognuno dei suoi spettatori. E qui in Sardegna siete privilegiati, comunque avete una gran fortuna. Anche perché la cultura in fondo serve a arricchire le persone e a suscitare il loro spirito critico. E se c'è qualcosa che è contro i governi, contro il potere, è proprio lo spirito critico del cittadino. Quindi più è subito, più è inesistente, e meglio è. Quindi perché aiutare la cultura, non vale la pena. Certo.
questo è il secondo tassello dell'omaggio che facciamo a un grandissimo regista intellettuale, una straordinaria persona che è Ettore Scola, che ci ha lasciato qualche mese fa, sembra però ieri e sembra allo stesso tempo tantissimo tempo, no? Sì, è veramente una cosa molto strana. E quello che state per vedere invece è un documentario, un racconto firmato da Paola e Silvia Scola, nel quale avete deciso, ridendo e scherzando, un titolo magnifico tra l'altro, e ci racconti proprio la costruzione e anche le difficoltà, perché non sia stato semplice convincere, o forse sì, Babbo a prestarsi a raccontare se stesso come uno sparring partner scelto con grande attenzione, lo vedrete vedendo il film. Buongiorno a tutti. Sì, dunque no, mio padre è uno molto molto riservato, riottoso, ha sempre odiato rilasciare interviste, voi lo sapete, e quindi la difficoltà maggiore era quella di renderlo docile. Quindi abbiamo fatto questa prima stesura di sceneggiatura in cui abbiamo stabilito gli argomenti e cosa volevamo raccontare di Scola, perché ovviamente non volevamo raccontare nostro padre, ma volevamo raccontare il regista con degli occhi di figlie, però sempre insomma, appunto, ricostruendo un ritratto che fosse completo. E quindi è stata una lunghissima ricerca di repertorio, e nelle nostre varie stesure di sceneggiatura c'era questo personaggio, noi avevamo deciso da subito di non intervistarlo noi, questa era stata la seconda cosa, abbiamo detto va bene, lo facciamo, però non ti intervisteremo noi. E quindi questo personaggio, il nostro alter ego in sceneggiatura, si chiamava Virginio, perché l'altra idea era quella di farlo nel suo stile, cioè di fare una cosa sia pure seria, un ritratto serio, però con la forma della commedia, cioè cercando di ridere, perché questo lui ha fatto sempre, quindi anche nei film più feroci, faccio l'esempio di Brutti, Sporchi e Cattivi come critica, però la commedia, l'ironia, la satira, il sarcasmo è sempre presente. Quindi l'altra cosa era che volevamo fare un documentario da ridere, questo era il nostro obiettivo. E quindi nella ricerca di questo attore, di questo Virginio, che ci avrebbe accompagnato nel viaggio, nella carriera di nostro padre, abbiamo fatto vari nomi che non vi dico, fino a che abbiamo visto La mafia uccide solo d'estate, che ci è piaciuto moltissimo, a Ettore era piaciuto moltissimo, non lo conosceva come personaggio televisivo, anzi non si conoscevano proprio, e quindi lo abbiamo chiamato, gli abbiamo detto, e lui è stato subito onoratissimo. La cosa che non sapevamo era che Scola per Piff era una specie di mito, cioè di mostro, sai, come Fellini per mio padre, Scola per Piff era così. Quindi quando ha letto la sceneggiatura ha detto no, ma io non posso assolutamente, non posso prenderlo in giro, non fa, ma noi, tu sei il nostro alter ego, sei l'attore, devi recitare, no, questo no. Vabbè, abbiamo girato questi Scola pure, no, come qua si dice, che faccio questo, cioè ognuno aveva le sue critiche. Quindi poi in montaggio abbiamo fatto finalmente l'ultima stesura di scrittura cavalcando questa nuova chiave, perché che è successo? Che lui era assolutamente pietrificato e invece il nostro padre ha cominciato a prenderlo in giro lui, quindi sono completamente ribaltati i ruoli. E Scola prende in giro Piff, a noi l'importante era che si ridesse perché dovevano essere appunto una struttura, e quindi ha funzionato lo stesso, e in più appunto adesso che è morto c'ha un valore in più questo ritratto, perché è proprio un passaggio di testimone a un giovane cinema, cioè Piff con La mafia uccide solo d'estate ha fatto proprio, cioè ha continuato quell'idea di cinema, appunto di commedia, di film impegnato, però sempre attraverso la comicità, e quindi adesso c'ha quest'altro valore appunto di testamento artistico, di cui comunque siamo molto contente. Grazie.